Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati qui sul mio canale. Oggi nuovo episodio della nostra carriera con il Venezia qui su A22. Oggi abbiamo quattro partite di cui due big match contro Lazio e Roma. In mezzo abbiamo Sassuolo e Cagliari. Vedremo se simularne una di queste quattro qua. Potenzialmente potrebbe esserci il Sassuolo che è poco sopra di noi, invece il Cagliari è molto più in alto in classifica, attualmente nono. E si gioca anche lì il posto per la conference. Oggi è un po' forse l'ultimo episodio per capire effettivamente cosa poter fare del nostro Venezia, perché dovessimo fare la stessa media punti degli scorsi episodi, comunque dovremmo praticamente dire addio alla zona conference e concentrarci sul non arrivare tra le ultime tre. Ultime tre che distano 10 punti, quindi siamo lì proprio a metà tra la zona retrocessione e la zona Conference League. Quattro partite fondamentali per noi. Dopo quella gara contro la Lazio vedremo la primavera, perché ci sono ragazzi dei giocatori che rubano palesemente lo stipendio al nostro Venezia, quindi qualcuno andrà cacciato, qualcuno verrà tenuto. Ovviamente questo dopo la gara contro la Lazio. Andiamo in partita, vedremo le formazioni lì con la grafica della Serie A, quasi. Latium, Venezia. Venezia che oggi è allo Stadio Olimpico per affrontare Lazio. Lazio che schiera Reina in porta, difesa a 4 con Yusai, Luis Felipe, Acerbi e Marusic. Centrocampo a 3 con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson. Davanti Orsic, Immobile e Edwards. Squadra molto veloce. Milinkovic-Savic a dettare i tempi a centrocampo. Luis Alberto e Felipe Anderson sicuramente fare un po' da fantasisti in questo centrocampo. Formazione molto molto offensiva, possiamo dire, perché Felipe Anderson, come ben sapete, è un esterno, forse quasi più d'attacco. Luis Alberto un trequartista. Formazione molto in avanti quella della Lazio. Khimphiev in porta invece per il Venezia. Sneg, Caldara, Carboni, i tre di difesa. A centrocampo Busio, Dezzi, Cowell ed Apps. Sulla tre quarti Mattia, Aramu davanti. 9 e 69, Vasquez Pululu. Per affrontare questa Lazio all'andata 2-2, un pareggio arrivato negli ultimi minuti davvero miracoloso. Oggi cercheremo di far meglio. Siamo però allo Stadio Olimpico di Roma. Buona partita. Aps. Vasquez trova un varco per Aramu che può andare. Aramu va praticamente da solo, deve girarsi, può andare destro a giro. Aramu! Subito pericoloso il Venezia. Tiro a giro, palla fuori. Aps lo vede, lancia Pululu. Deve andare da solo il nostro attaccante Pululu. Deve saltare un uomo, Pululu lo fa. Pululu! Reina mette in calcio d'angolo. Grande occasione per il Venezia. Ancora palla per Orsic. 1-2. Yusai va al cross. Va dal centro. Chiude bene Caldara. Lo fa però con un fallo secondo l'arbitro. Fallo di mano incredibile di Caldara. Immobile contro Khimphiev. Prova Immobile. Spiazza Khimphiev. 1-0 per la Lazio. Milinkovic-Savic. Edwards si gira la palla per Immobile. Traversa poi ancora Immobile. La palla resta di Busio. Milinkovic-Savic. Andare in chiusura Caldara ci riesce. Poi Aramu. Controllo della sfera. Pululu. Dezzi ha visto Aps. Dezzi, la palla per Aps c'è. Vai Aps. Può andare la piazza. Aps! Eccolo qui, la svolta del campione Aps. 1-1. Gran gol, gran contropiede. Gol molto importante. Riapre un po' la gara. Henry ha visto prima Pululu. Può toccare sotto proprio per Titi Henry che deve andare al volo. Titi! Palla in calcio d'angolo. Marusic. Lo sbasso, Orsic, si gira Luis Alberto a Khimphiev. Blinda il pallone, finisce 1-1. Finisce 1-1, buon pareggio del Venezia, dobbiamo dirlo, contro una grande Lazio. È arrivata l'offerta per Maempa, 310.000 dal Montreal. Ciao Maempa, ciao. È stato un piacere, però siccome giochi veramente poco, cioè non giochi praticamente mai. Un salutone dal vostro Mattex. Allora, ragazzi, facciamo un po' di pulizia nella primavera. C'è Villa, penso, sì, con origini spagnoli, spagnoli genti.
che non ha un grandissimo potenziale, però sta diventando potenzialmente un terzo portiere da tenere lì, ecco, ci evita di spendere soldi. Basile è l'unico che secondo me che può avere prospettiva di promozione a breve, assieme anche ad Esposito. Esposito ha un buon potenziale, comunque 72-86, qualora riuscissimo mai a romperglielo sarebbe perfetto. Al momento si allena come equilibrato. Ci sta come esterno alla fine, perché è abbastanza veloce. Io gli migliorerei un po' esterno invertito, così un passaggio corto, posizione attacco, piede debole tra l'altro, quindi qualcosina può crescere. Io poi tra l'altro lo promuoverei anche senza problemi. Ragazzi, per adesso terrei questi. Beaton è l'unico che resta, ma comunque potenziale è quello. Abbiamo 1.220.000. Offerta per Ceccaroni, che tra l'altro io pensavo fosse andato via. Ci offrono Osman Pasa, che è un po' un bidone, più 580.000. Io vorrei trattare e chiedere magari 1.300.000. Vabbè, intanto rimuovi i giocatori scambio. 1.300.000. Accettano 1.300.000. Dal Sivaspor e Ceccaroni potrebbe andare a fare un bel giro, farà un grandissimo giro, proprio un giro dall'ira funesta. Schneg passa da terzino sinistro a difensore centrale, non cambia molto di overall, però insomma può crescere bene. Io direi di andare su libero. Aps passa da terzino sinistro ad esterno sinistro, anche lui non cambia di una virgola, lo metterei come esterno di centrocampo invertito. Consigli in porta per il Sassuolo: Ayan, Kirikesh, Muldur e Tolian. I quattro di difesa, Magnanelli che sta pensando al ritiro e Frattesi a centrocampo con Al-Ghannam, Puertas e Djuricic. Raspadori, unica punta. Sassuolo che vuole far punti contro Venezia, che sta avendo qualche difficoltà anche con squadre abbastanza piccole. Ha trovato però un ottimo pareggio, quello contro la Lazio. Oggi cercherà di nuovo di ritrovare più che altro la vittoria dopo un periodo fatto di tanti pareggi. Cerca la vittoria il Venezia, che schiera a Kimpiev in porta, difesa a 3 con Schneg, Svoboda centrale e Garcés, Jonsen, Raskin, Dezzi e Cowell a formare il centrocampo, accompagnati da Ramu sulla tre quarti. Due d'attacco, Titi Henry, Afimiko Pululu. Fischio iniziale della gara che arriva ora, comincia Sassuolo-Venezia, buona partita. Cerchiamo tre punti che sarebbero fondamentali. Schneg, che di recente ha cambiato ruolo, si trova assolutamente difensore centrale. Jonsen è di attacco per Ramu, il destro di Pululu all'alta. Titi Henry costretto torna indietro per il passaggio di Cowell. Pululu, Dezzi può andare in profondità dove c'è Cowell, il tocco sotto per Aramu. Vamos. Zittisce chi non gli crede, chi non lo vuole. Venezia, un gran gol, 1-0. Garcés in marcatura su Raspadori libero, andrà a passare per Djuricic, palla al centro. Puertas firma l'1-1. C'è solo che primo tiro realmente pericoloso, trova il gol, trova soprattutto il pareggio. Henry chiude, Aps, Schneg, Pululu. Venezia può ripartire, ha degli spazi, c'è Aramu, Pululu l'ha visto, il tocco è proprio per Aramu, autore dell'1-0. Aramu stoppa, può andare per la doppietta. Aramu! C'è la doppietta di Mattia Aramu. Si rifà dopo un periodo molto difficile per il suo Venezia e per lui in primis. 2-1. Può andare Puertas, al centro c'era Spadori. 2-2. Sassuolo pareggia i conti. Il Venezia non può vincere. Aps, Raskin, forse ultima azione. Jonsen, Pululu, il tocco per Vasquez, aspetta, ma chiuso benissimo Vasquez. Muldur finisce qui, 2-2.
Altro pareggio per il Venezia, destinato ormai a non vincere. Ceccaroni venduto, se ne va al Sivasspor per 1.300.000, in cassa ce ne entreranno 925.000. Spiace in realtà perché comunque è un difensore in più che se ne va, però non ha trovato spazi, non trovava spazi. In classifica siamo fermi lì, 14esimi con 29 punti, abbiamo una partita in meno, quindi abbiamo la possibilità di scavalcare il Genoa, di portarci almeno 13esimi con anche solamente un pareggio. Il Sassuolo è lì, noi siamo attualmente a 29 punti con la zona Conference che dista 11, però abbiamo le stesse partite dell'Atalanta e della Lazio, quindi in caso di vittoria anche dell'Atalanta sarebbe sempre più tosta gettarci lì. La Samp lotta per un posto in Champions League, l'Inter quest'anno ha già vinto praticamente il campionato, andiamoci a giocare quella con il Cagliari perché è fondamentale secondo me in questo periodo giocarcele. Cambiamo però qualcosa nella formazione. Cagliari che schiera Cragno in porta con difesa 3, modulo a specchio del Cagliari, Godin, Valukiewicz e Cepitelli, Keita, Valdemarin, Rog e Raba a centrocampo, solo a tre quarti Larin davanti, due punte, Joao Pedro e Pavoletti, Khimpiev ovviamente tra i pali, difesa a tre con Sneg, Caldara e Carboni, grande ex di questa partita, Aps, Raskin, Dezzi e Cernigoi, solo tre quarti, Aramu davanti, due punte, Titi Henry e Pululu. Comincia Cagliari contro Venezia, buona partita, cross al centro, c'è Carboni, la palla resta lì, calcio di rigore per il Venezia, se l'è guadagnato il grande uomo ex Carboni. Andiamo a rivedere con la mano Cepitelli. Sul dischetto Pululu. Non sbaglia, si beve la tazzina. Good soup, Pululu. Pululu appoggia per Dezzi. Al centro c'è Aramu. Dezzi l'ha visto. Il cross è proprio per Aramu. Ne fa un altro in questo episodio. 2-0 per il Venezia. Partita che comincia molto bene per la squadra ospite. Adesso è chiamata a tenere il risultato. Aspetta proprio Aps, grande uomo Aps che si recupera il pallone, va in velocità. Aps, c'è Pululu, c'è Raskin. Aps fa tutto da solo. Poi tocca per Pululu, Cragno e poi Titi. Arri! 3-0. Cross basso al centro, Marin, c'è Rog a Khimpiev ancora. Duello che continua tra l'ex centrocampista del Napoli e da Khimpiev. Aramu. Attacco per Pululu, Cragno in calcio d'angolo. Va alla per Titi Henry, salta bene, c'è anche Dezzi che stoppa. Dezzi, attenzione, Henry appoggia dietro proprio per Dezzi che si gira. Mano incredibile, mano incredibile di Godin. Sul rimbalzo. Pululu contro Cragno, di nuovo, atto secondo. Va Pululu, traversa. Poi la palla non entra. Aps, ancora Pululu, tiene, va tiro a giro Pululu, Cragno. Pavoletti buono per Raba, al centro c'è di nuovo Pavoletti. Raba può andare da solo. In marcatura Sneg, Caldara, Rog, Larin, Keita al centro, Cernigoi con una mano. E gol del Cagliari doveva arrivare in qualche modo. Tom. Braccio pieno. Fuori Pavoletti. Joao Pedro contro Khimpiev. Prova Joao Pedro a Khimpiev. Il calcio d'angolo. Raba ancora Cagliari. Ancora Joao Pedro.
Mano di Dezzi questa volta. Joao Pedro contro Akinfeev. Di nuovo, atto secondo Akinfeev. Di nuovo Akinfeev. Dezzi raschina. Palla per Henry, forse fallo. Henry può andare destro di Titi Henry sulla traversa. Eymans, Pululu, Vasquez. Largo ancora per Eymans che aspetta dietro. C'è Cernigoi. Mano. Però, ragazzi. Godin è il secondo fallo di mano che fa in area, non viene neanche ammonito. Pululu contro Cragno. Atto terzo. Pululu, Cragno. Keita. E finisce qui. Cagliari Venezia 0-3. 0-3. Venezia che finalmente ritrova la vittoria, ritrova 3 punti, trova 3 gol in una gran bella partita. Offerta per allenare la Cina. Succulenta, ma rifiuterei onestamente. Però squadra che vince non si cambia, cita Tom, quindi ci fidiamo, non facciamo la conferenza stampa che sappiamo che a noi porta sempre tendenzialmente male. Siamo dodicesimi, abbiamo recuperato qualche posizione in classifica, 32 punti, il sesto posto dista 9 punti, abbiamo recuperati 2, tra l'altro, Lazio e Sampdoria hanno una partita in più, quindi con una vittoria potremmo portarci un pochettino più vicini alla zona conference, che però ovviamente lì c'è la Roma. Siamo contro la Roma, 37 punti, siamo distanti 5, ma una squadra che aveva fatto bene contro di noi, però eravamo riusciti a battere, mi pare 2-0, esatto, 2-0 all'andata. Venezia che torna in casa dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari. Caldara, Carboni e Sneghini in difesa, Aps, Raskin, Dezzi e Cernigoi a centrocampo, Naramu sulla tre quarti, ovviamente Akinfeev tra i pali, davanti, Titi Henry, Pululu, squadra che vince non si cambia, recitava un saggio di nome Tom, questo è gigantografia di Aramu e non di Pululu, plebei, plebei. Roma che punta alla Conference League, forse l'obiettivo della Roma è più realistico rispetto a quello del Venezia. Venezia che però continua a sognare. Roma che schiera Rui Patricio in porta. 4-2-3-1 per loro. Ibáñez, Caissara, Mancini e Karsdorp in difesa. Veretout e Spinazzola, i due di centrocampo. Linea 3 con Zaniolo, El Shaarawy e Cristante. Penso che poi Spinazzola scenda per far spazio a Cristante dietro. Abraham, unica punta per i giallorossi. Comincia Venezia-Roma, una partita molto importante per gli obiettivi di entrambe le squadre. Cross in mezzo, Cristante con i piedi a Akinfeev. Roma che sta giocando bene, si sta facendo vedere più volte in avanti. Zaniolo al centro, c'è Veretout, c'è anche Abraham, è servito. Cristante, palo di Cristante, c'è una deviazione. Vediamo se è di Akinfeev. No, calcia Cristante. Ci mette la mano a Akinfeev prima del palo. Dezzi può stoppare e servire Pululu che aggancia. Pululu a giro all'alta. El Shaarawy va a chiuderlo. Carboni, la palla resta lì. Ancora Carboni. Poi Veretout. Abraham. Una brutta sensazione. Cristante. Zaniolo. Non è fuori gioco. 0-1. E la Roma qui passa in vantaggio dopo aver praticamente dominato il primo tempo. È stato tutto sommato giusto. Sneg, Aps, Venezia cerca spazi. Titi Henry si gira bene. Eymans, tocco per Dezzi. Ancora Titi Henry calcia fuori. Non so come abbia fatto a calciare fuori. E finisce qui. Finisce qui la gara contro Roma. 1-0. 1-0 un po' stretto forse per la Roma. Decisamente dominato nel primo tempo, nel secondo tante occasioni, ha preso anche un palo. Resa conto della nostra primavera, ma prima ovviamente abbiamo gli aggiornamenti degli osservatori. Qui abbiamo Aaron Smith, chissà di nome
mega falso. E abbiamo Jason Jackson. Jason Jackson sembra già un pochino più interessante, lo ingaggerei. Lo ingaggerei. E poi dall'Italia abbiamo poca roba qui, ragazzi. Rifiuterei perché tanto poi promuoverli in primavera per poi andarli a svincolare perché non crescono quel potenziale. Eviterei, terrei proprio giusto quelli più interessanti. Arriviamo alla partita contro il Napoli che ci faremo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio, ragazzi, vedremo tante partite di nuovo. Penso di nuovo 4. Adesso siamo dodicesimi a meno 9 dalla Samp. Alla fine siamo più o meno come lo scorso episodio. In realtà mancano 12 partite. Ci sono Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Lazio e Roma in mezzo. Quindi ci sono comunque tante partite da fare, tanti punti da poterci guadagnare. Nel prossimo episodio, ragazzi, vedremo Napoli, Udinese, Hellas Verona e Salernitana. Quindi anche già qua vedremo partite molto importanti. Nell'episodio dopo poi ci sarà Torino, Bologna, Atalanta ed Empoli, poi l'episodio finale con Inter, Milan, Fiorentina e Samp. Con tanto da vederci ancora, abbiamo lo staff primavera per adesso impegnato, ancora un mese per trovarci qualche talento, poi salteranno ragazzi perché non ci sta dando granché. Jason Jackson terzino no, lo porterei però difensore centrale, lo porterei decisamente difensore centrale, centrocampista centrale ci mette tanto, 64 settimane. Difensore centrale mi sembra più appropriato per lui perché non è molto veloce come terzino, anzi. Ragazzi, questo è quanto. Io vi ricordo di seguirmi sul canalozzo delle live, sul canale Viola. Mi lascio sempre il link in descrizione. Vi ricordo la scommessa con la chat a 400 follower entro l'anno, ovviamente, perché il tempo c'è un limite di tempo. 400 follower sul canale Viola, arriverà la maratona horror di X ore. Vedremo poi cosa fare e come gestircela. Vi rimando ovviamente alla prossima settimana per le varie live, per i vari episodi. Mi raccomando, tutti i social trovate in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Per chi è in chat, non sparite, andiamo a fare il raid. Un bacione, un salutone, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.